Tra 10 minuti faremo un appello alla popolazione. Vi prego di mantenere la calma. Sono dei momenti in cui Dio ha rivolto il suo sguardo ai romeni. L'esercito a Bucarest è con noi. Il dittatore è scappato. Ci appelliamo al Ministero degli Interni affinché i soldati depongano le armi e rientrino nelle caserme. Il popolo è con noi. Tra 5 minuti faremo un appello a tutta la gente romena. All'eroico popolo romeno. Vittorioso. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. A tutto il popolo romeno. Siamo a Bucarest per raccontare e per cercare di capire. Questo è un paese che non ha mai conosciuto la democrazia e ha riconquistato la libertà a caro prezzo. Qui la morte è diventata spettacolo. Dicevano nelle altre repubbliche socialiste che i romeni sono polenta, molli e rassegnati. Su un muro è apparsa una scritta: la polenta è scoppiata. Quando Ceausescu si rende conto che tutto è perduto, tenta la fuga. C'è sempre a sua disposizione l'elicottero numero uno. Lo pilota un tenente colonnello di 46 anni, Vasile Malutan. Lei è il pilota dell'elicottero numero uno che trasportò Ceausescu nell'ultimo viaggio. Com'era come passeggero e come padrone? Di un punto di vedere al calettore, lui era un passeggero disciplinato. Come padrone non si poteva stabilire un contatto umano. Non mi ha mai chiesto se sono sposato, se ho bambini, come vivo. Credo che avessi di me e dei miei colleghi una forte stima, ma da un punto di vista professionale. Parecchie volte, di giorno e di notte, ci ha fatto decollare in condizioni pessime. Com'è andata quel giorno? Il 22 dicembre ero in servizio alla mia unità e sapevo che il nostro paese e l'esercito vivevano un momento speciale. Mi hanno convocato d'urgenza e intorno alle 11 mi sono alzato in volo, nonostante la nebbia, in direzione del comitato centrale. La visibilità non era buona neanche sulla verticale. Altri 3 apparecchi mi seguivano. Ho sorvolato la città dal nord verso il sud. Non potevo atterrare, come al solito, nelle immediate vicinanze della piazza del palazzo, gremita dalla folla. Ho avvertito per radio e mi hanno detto di scendere sul terrazzo. Non l'avevo mai fatto, ma non era un problema. Quando mi sono abbassato al livello del fabbricato, la massa ha cercato rifugio, come per un flusso magnetico, verso i muri. Avevano paura di noi. Temevano che gli sparassimo addosso. Sono rimasto con i motori accesi per mezz'ora. Ho perso la pazienza. Ho chiesto al comando che cosa dovevo fare e mi hanno risposto di aspettare. Verso le 12 il meccanico mi ha detto che stavano arrivando. Ceausescu a braccetto con la sua signora e i membri della guardia personale con le pistole mitragliatrici in vista li sorreggevano. Più che camminare, li portavano. Avevano l'espressione spaventata di chi è inseguito. Si sono precipitati a bordo. Dietro di loro c'erano anche dei giovani dimostranti con le bandiere. E ho pensato che se quei ragazzi si fossero attaccati ai pattini, non ce l'avrei fatta. Invece si sono affacciati al parapetto dell'edificio per fare segnali, per fare capire che erano arrivati lassù, che avevano vinto. Sui sedili posteriori hanno preso posto Emil Robu, l'ex segretario del partito, e Maria Manescu, il ministro, e 2 della Securitate. Un altro l'ho buttato giù. Il mio tecnico si è seduto praticamente sul bracciolo della poltrona del capo. Il peso massimo per il decollo risultava di gran lunga superato. Il guaio era la balaustra. E quando ho sentito che anche la coda aveva oltrepassato l'ostacolo, ho detto ai ragazzi: anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ho chiesto dove dovevo dirigermi, ma non avevano alcun piano. Quando avete deciso, ho detto, me lo fate sapere.
Uno diceva sarebbe bene andare ad Oli, che è una località, un altro a Olt, il fiume. E poi c'è stato un breve consiglio di famiglia e mi hanno detto andremo comunque a Snagov. Al villaggio o alla villa? Ho chiesto perché avevano laggiù una casa di campagna. Alla villa, ma stai attento a non indicare alcuna posizione, non dire a nessuno dove siamo diretti. In che momento si è interrotta la fuga? Nella cuffia sentivo le trasmissioni che parlavano di ciò che stava accadendo a Bucarest. Volevo porgerla a Ceaușescu, ma uno dei poliziotti mi ha bloccato. Non dargliela. E Ceaușescu, che si rendeva conto della discussione, mi ha detto non dargli ascolto, sono menzogne spudorate. Allora ho avuto un'idea e ho detto ci hanno localizzato. Questo lo ha spaventato e mi ha ordinato di atterrare subito. Ho toccato terra a 4 chilometri da un posto che si chiama Titu. Ceaușescu mi ha chiamato e mi ha chiesto se intendevo servire la causa. Io ho avuto coraggio e gli ho chiesto di quale causa stava parlando. Lui ha fatto un gesto di disperazione. Mi ha dato la mano e mi ha chiesto dove andavo. Alla base, ho risposto. Riporto l'equipaggio a casa. Lei è stato testimone del processo che ha portato alla condanna di Ceaușescu e della moglie. Come ha vissuto questa esperienza? Martore nel senso giuridico al cugino. Testimone nel senso giuridico, no. Sono stato incaricato dal Fronte di Salvezza Nazionale di organizzare e assistere al processo. I due coniugi erano due semplici criminali. I giudici sapevano di cosa si trattava, chi erano gli imputati, e anche il difensore era informato. Che reazione hanno avuto Ceaușescu e la moglie quando hanno visto il tribunale? Si sono comportati in maniera estremamente rivoltante, di sfida. Hanno negato qualsiasi autorità alla corte, hanno rifiutato di alzarsi. Hanno tenuto un atteggiamento ostruzionistico. Ma che bisogno c'era di fare misurare la pressione del sangue a Ceaușescu prima di fucilarlo? C'è un piccolo errore. L'esame medico è stato fatto precedentemente l'udienza. Come vuole la procedura? Occorreva accertarsi se avevano bisogno di qualche trattamento di medicine, dato che lui era diabetico, se bisognava somministrargli l'insulina. L'ha rifiutata, dicendo che ormai era troppo tardi. L'iniezione la faceva al mattino. Elena non aveva bisogno di alcun aiuto. Ha respinto il dottore e si è dichiarata sanissima. L'avvocato difensore non gli ha suggerito, dica che lei è malato di mente, così può ottenere delle attenuanti? Sì, ma non a lui, alla moglie. Questa è un'ulteriore prova che il dibattimento si è svolto con il massimo di obiettività. Se Elena lo avesse ammesso, ci sarebbe stata una lunga sequenza di perizie e il rinvio delle udienze di mesi. Hanno respinto brutalmente questa offerta e l'avvocato gli ha dovuto spiegare che non aveva intenzione di offenderli. Si sono comportati da irresponsabili. È vero che Ceaușescu, la moglie, hanno detto, uno dei due, insomma, ha detto vogliamo morire insieme, o si tratta di un'invenzione di un giornalista? Non ha importanza. Sembra che lei, o lui, al momento in cui hanno dovuto essere portati via, abbia espresso questo desiderio. Non c'è stato alcun ostacolo da parte nostra. Nessun regolamento lo impediva e ciò semplificava l'esecuzione. Però dal processo che si è visto in televisione ci si è resi conto che i due imputati si sono comportati con una certa dignità. Dignità è una parola inadeguata. Hanno agito con una inconcepibile incoscienza. Vivevano in una dimensione irreale. Ho avuto l'impressione di un dialogo fra sordi. Il plotone da chi era formato?
È stato molto difficile formare il plotone, perché tutti volevano prendervi parte. Alla fine sono stati selezionati 3 militari, ma la fucilazione ha avuto luogo quasi spontaneamente. Quelli che avevano una buona visuale del cortile hanno mirato senza che fosse dato alcun ordine, con un gesto spontaneo, inatteso, e ci siamo trovati di fronte a un fatto compiuto. Il muro era sgretolato da centinaia di pallottole e la polvere ricopriva i 2 cadaveri. Ceausescu e la moglie hanno chiesto qualcosa prima dell'esecuzione o gli è stato offerto qualcosa? No. No. Non hanno detto niente per i loro figli, per i loro parenti, per qualcuno? No. 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 Per nessuno? Per nessuno. Avvocato, chi l'ha nominata difensore di Ceausescu e della moglie? È stato il collegio degli avvocati di Bucarest su richiesta del Fronte di Salvezza Nazionale. Quando ha visto gli imputati, che impressione l'hanno fatta? Ho visto gli imputati nella sala del giudizio. Per primo è entrato Nicolae Ceausescu, che ha chiamato la moglie. Lenuzza, sono qui. Mi sembravano molto in forma, pareva che stessero benissimo. La mia convinzione è che avrebbero vissuto ancora 30 anni. Quando gli ho chiesto se avevano avuto malattie che potevano giustificare il ricovero in una clinica psichiatrica, hanno ricusato me e tutto il tribunale. Ho spiegato a Nicolae Ceausescu che, anche se si considerava ancora presidente della Repubblica e comandante supremo dell'armata, non aveva più queste funzioni e la corte poteva procedere. Erano convinti fino all'ultimo che qualcuno li avrebbe salvati e alla lettura della sentenza non hanno avuto alcuna reazione. Ho fatto il mio lavoro con onestà ed è stato un grande piacere partecipare a questo processo. Sentința a rămas definitivă și a fost executată prin împușcare. Nu vă recunosc. Delle tante abitazioni fastose e arredate con pessimo gusto di Nicolae Ceausescu, detto anche il genio dei Carpazi o il Danubio del pensiero. Ogni giorno le prime pagine dei quotidiani erano decorate con le fotografie del conducator e di Elena, la devota e temibile consorte. Nel museo di Bucarest un intero padiglione, ora disadorno, era dedicato alla sua gloria. Aveva molti familiari e tutti collocati in posti di comando e tutti votati a far soldi con metodi sbrigativi. La figlia Zoe, ad esempio, chiedeva a Quattrini per far avere il visto a ebrei e a tedeschi che volevano andarsene. Il figlio Niku aveva bisogno di sistemare i debiti di gioco. Il nipote Emilio era un ricattatore patentato ed esigeva tangenti dai commercianti. Dicono che il capo della dinastia aveva nelle banche svizzere più di 1,5 miliardi di dollari. La TASS, l'agenzia di stampa sovietica, ha definito Ceausescu uno dei più odiosi dittatori del XX secolo. Ionesco ha detto era Dracula ed è morto. Belva umana, sciacallo, è il giudizio del rettore dell'università. Daniela Vladescu, cantante, melodramma e operetta, figlia di intellettuali, 32 anni, è stata una delle amanti di Nicu Ceausescu.
è una persona modesta e gentile. Come ha conosciuto Nicu Ceaușescu? Al Festival Internazionale della Gioventù a Mosca nel 1985. Io facevo parte della delegazione artistica, lui invece era la guida di quella politica. Si preoccupava molto se eravamo ben nutriti, se dormivamo bene, se avevamo un programma gradevole, se ci trattavano con rispetto. Ci siamo accorti che era una persona diversa da come la descrivevano. Stava con noi, aveva fatto lo sciopero della fame per protestare per gli sgarbi dei russi. Ho pensato che non era così cattivo come dicevano. Abbiamo cominciato a discutere e mi ha detto proprio l'ultimo giorno che era molto solo e che aveva bisogno di confidarsi e raccontare a qualcuno la sua vita. Non so perché ha trovato proprio me. Lo dipingevano sciocco, uno di cui non potevi fidarti, che non aveva interessi. Invece avevo notato che era intelligente e sapeva quello che diceva. Aveva dei punti di vista molto fermi. Che cosa sapeva di lui? Che era poco serio, insofferente del lavoro, molte cose brutte. Però conoscendolo ho capito che in fondo era una vittima dei suoi genitori, sempre in contrasto con sua madre, che desiderava a tutti i costi che entrasse seriamente nella macchina del partito. Lui la considerava una persona pericolosa, aggressiva e sciocca. Durante una seduta, Nicu si era alzato e l'aveva attaccata. Si opponeva alla proposta di assegnarle una funzione direttiva. Da allora tutti quelli che gli erano vicini sono stati allontanati. A lui non succedeva niente, perché davanti all'opinione pubblica non doveva presentarsi come una vittima della famiglia. Al contrario, rimaneva sempre all'apparenza il beniamino. Però tutti i suoi amici sparivano, partivano per un domicilio forzato, via da Bucarest. Erano cacciati dall'impiego. Nicu non voleva che altri soffrissero per causa sua. Mi ha fatto pena, gli ho creduto. Dubito che mi abbia mentito, non aveva motivo per fingere, per dirmi delle bugie. Quanto è durata la vostra storia? Possiamo dire 4 anni, però di fatto sono stati 2. Fino a quando lui è andato a Sibiu con la carica di primo segretario. Dopo ci vedevamo molto raramente, parlavamo al telefono quasi ogni giorno. Ci incontravamo una volta al mese, o anche ogni 2. A me non era permesso di andare da lui. Gli ha mai fatto dei regali? No. I soliti doni per il mio compleanno, un profumo. Quando veniva a Bucarest, un mazzo di fiori. I fiori me li portava sempre. Quando è scoppiata la rivoluzione, lei che cosa ha fatto? Mi ha telefonato. Era rimasto solo a Sibiu e mi chiedeva di andare ad aiutarlo. Io stavo a Bucarest. Era scoppiata la rivolta. Cominciavano a volare gli elicotteri. Le macchine andavano addosso alla gente. Sono salita in auto e sono partita. Sapevo che aveva bisogno di me. Perché ha sentito il bisogno di raggiungerlo? I motivi che mi hanno legata a lui sono stati puramente sentimentali, senza nessun interesse. Nicu sapeva di avere accanto una persona pulita. Nel vostro rapporto com'era? Premuroso, gentile? No, era un uomo, posso dire, indifferente. No, era un uomo indifferente, ma non volgare, non violento. Però si comportava con molta apatia, era indifferente. Come ha fatto a convincerlo a presentarsi alle autorità? Ero sola, circondata da 7 o 8 persone che non conoscevo. Probabilmente la sua guardia, che gli consigliavano di fuggire, di filare via in montagna,
a Sebes, dove esistevano delle unità della Securitate. Cose aberranti, perché lui non aveva alcun motivo per darsi alla macchia. E nel momento in cui ha visto che i suoi genitori sono scappati, ha considerato che era suo dovere andare al fronte, al nuovo fronte, di mettersi a sua disposizione. Non immaginava che sarebbe stato arrestato. Però i suoi compagni non hanno voluto dargli una mano, se ne sono andati, l'hanno lasciato solo. Si rendeva conto che era tutto finito? Sì. Chi lo ha picchiato? Quando siamo arrivati a Banassa, non ci nascondevamo, abbiamo preso la strada normale per raggiungere Bucarest. C'era un mare di folla armata, guardie patriottiche. Si diceva che sarebbero arrivati i terroristi. La situazione era molto tesa. A Bucarest si sparava, ma noi non sapevamo niente. Ci hanno detto di scendere dall'auto. Dicono che era donnaiolo e con le donne crudele e violento. Ho sentito dire che amava divertirsi molto, ma io non l'ho conosciuto così violento. Quali sono i ricordi più belli che ha di lui? Quando ho sentito che aveva veramente bisogno di me. La sua carriera è stata facilitata o è stata resa più difficile da questa relazione? In seguito alla mia relazione, la direzione artistica ha avuto l'ordine di non farmi più apparire né alla radio né alla televisione. Ho potuto conservare soltanto il mio posto all'opera. Non mai appare la radio, la televisione, deci avevamo emissioni proprio settimanale. Appariti settimanale per. Se dovesse spiegare chi è Nicu Ceaușescu, che cosa direbbe? Non so se lo conosco abbastanza. Per me è un timido. È un uomo che non ha voluto il male e credo che non lo abbia fatto. O se lo ha fatto, è stato spinto dagli altri. Sono circolate molte chiacchiere. Si diceva che buttava per aria i ristoranti mentre eravamo insieme, in casa, a guardare la televisione. Probabilmente c'è anche del vero. Però non posso dire che è tanto malvagio. Posso dire soltanto che lo è stato con me. Sì, con me è stato cattivo e indifferente. Cosa le ha detto all'ultimo momento, quando siete stati costretti a lasciarvi? All'ultimo momento. Che gli dispiaceva di avermi chiamata in quelle condizioni, però era contento di aver avuto qualcuno accanto in quei momenti. Nadia Comăneci è stata una gloria del regime Ceaușescu. A 15 anni vinse 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Montreal in 3 specialità diverse della ginnastica, e una d'argento e una di bronzo. Allora dissero di lei: pesa 39 kg e per ogni suo chilo il mondo delira. Ha fatto anche Nadia parte della collezione femminile di Nicu. Sua figlia ha avuto una lunga relazione con Nicu Ceaușescu. È vero che la perseguitava, e perché? Relazione tra dopo. Per quel che ne so, il suo rapporto con Nicu, per non chiamarlo diversamente, è dovuto al fatto che aveva bisogno del suo aiuto per ottenere delle autorizzazioni, per avere degli alimenti che lei non trovava nel paese. Era anche lei una persona qualunque con la tessera non aria. È vero che le strappava le unghie o è un'invenzione dei giornalisti? Cosa posso dirle? Non so niente. La verità è che lei mi nascondeva molte cose, perché sapeva che come madre ne avrei sofferto. Ho visto che alcune unghie delle dita le erano cadute. Ho chiesto cosa le era successo e mi ha risposto che era stata un'infezione a causa della manicure. Perché finì la relazione con Nicu? Non è finita. Non era finita quando lei è scappata. La cercava molto, ma lei si nascondeva. Non voleva rispondere neanche al telefono. Oppure, se rispondevo io o mio figlio, dovevamo mentire e dire che non era in casa. Evitava di andare da lui.
Nadia non godeva dei privilegi dei grandi personaggi? Bella macchina, bella casa, soldi? Asta ma ca mama? Nel 76, quando c'è stata l'Olimpiade, le avevano promesso per ogni medaglia d'oro una macchina Dacia, per una medaglia d'argento una Skoda, per il bronzo una Trabant. Ha ottenuto 3 medaglie d'oro, per la squadra l'argento e per un terzo posto il bronzo. Più di metà della squadra ha ricevuto una macchina Skoda. Di tutto quanto ha fatto, ha ricevuto solo un assegno di 100.000 lei. 30.000 per medaglia. Frequentava la famiglia Ceaușescu? E cosa raccontava? No, non s-a dus niciodată și era cât, adică no, non l'ha mai frequentata. Quando i dittatori hanno saputo del loro legame, hanno fatto di tutto per allontanarla, per mandarla sempre più lontana da Bucarest. Tutto comincia il 16 dicembre 1989 in una città della Transilvania che si chiama Timișoara, in ungherese Timișoaver. Vogliono cacciare il pastore della chiesa protestante riformata, il reverendo László Tökös, ma la popolazione si oppone. Ceaușescu parla di un colpo di Stato e ordina di sparare sulla folla. La rivolta dilaga e il conducatore fa l'errore di ordinare una manifestazione spontanea. 100.000 persone si raccolgono in piazza e tra loro ci sono giovani e studenti che urlano a Ceaușescu e a Dena assassini. La TV interrompe per 3 minuti il collegamento. L'esercito è già schierato con i rivoluzionari e non spara. Creatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Queste sono scene della rivolta dello scorso dicembre. Ancora oggi non si sa esattamente il numero dei morti. Ma accanto alla grande cronaca ci sono i piccoli episodi, le storie individuali che spesso spiegano umanamente la tragedia. Pesterobitei Constantin și Felicia. Și dăroabei tale acestea să plece în toate bărbatului său și rugului tău. Due giovani che si sono conosciuti sulle barricate si sposano e fa da testimone un soldato. Quando comandava Ceaușescu era proibito ai militari entrare in chiesa. È Natale ma molti piangono. C'è chi cade senza sapere da che parte è partita la pallottola. E la disperazione di una donna esprime una domanda che tutti si pongono.
Perché? Ci stiamo buttando lacrime a noi, lacrime. Questo ci ha buttato la mano. Questa della Romania è stata la sola rivoluzione violenta dell'Est. La rivolta ha vinto, comincia anche la caccia all'uomo. Come sempre la vittoria è a mille padri e la sconfitta è orfana. Erano migliaia gli uomini della Securitate. Questo ufficiale si è fatto pescare, mentre altri suoi colleghi si sono già adeguati alla nuova situazione. Questo signore, che rimarrà per sempre anonimo, è un colonnello della Securitate che ha avuto la furbizia di congedarsi prima che scoppiasse l'insurrezione. Non vuole essere ripreso, si è truccato ed è quasi comico col suo parruccone. Perché è entrato nella Securitate? Prima di tutto per risolvere i problemi familiari. Tanti fratelli più piccoli di me che dovevo aiutare a mantenere. Poi il desiderio di conoscere il mondo. In che cosa consisteva la vostra attività? L'apparato della Securitate era strutturato su vari piani, tra i più importanti quello di spionaggio negli affari esteri. Svolgeva compiti di natura terroristica, controllare ed eventualmente eliminare i romeni residenti all'estero e anche gli ungheresi che si ponevano contro l'ordinamento sociale instaurato nel nostro paese. Un altro ramo della Securitate era quello che si occupava degli affari interni. Questo era il più importante. Doveva individuare e neutralizzare uomini di cultura che lavoravano sul piano ideologico ed eliminare gli eventuali resti del partito fascista, del partito nazionale contadino e del partito liberale. Praticamente di tutti gli attivisti dei partiti storici. Inoltre doveva seguire e stroncare le attività dei culti religiosi nel nostro paese, il culto tradizionale ortodosso, quello cattolico e il greco-cattolico. I più pedinati erano i romeni con relazioni all'estero, specialmente con il Vaticano. Ha avuto contatto con terroristi stranieri e se sì, con chi? Hanno avuto legami quelli che hanno lavorato molto all'estero, cioè i capi della Securitate operanti in Francia, Italia, Germania federale, dove sono state intraprese delle vere azioni terroristiche da parte degli agenti speciali. Una delle azioni di questo tipo è stata quella di eliminare in Francia il poeta Virgil Tanase e in Germania il direttore della Radio Europa Libera, Léard Bernard. Non è riuscito invece il tentativo di eliminare Emil Georgescu, giornalista dell'Europa Libera. Queste sono le azioni più conosciute, ma ve ne sono state altre che purtroppo sono andate a segno. I bulgari uccidevano i dissidenti anche con la punta di un ombrello avvelenato. La Securitate come si regolava? La Securitate romena, per liquidare fisicamente una persona,
Usava metodi ancora più sofisticati. Conosco molto bene il caso e so come si è agito contro il poeta Virgil Tanase, a cui si dovevano mettere delle gocce di veleno da una stilografica in una bevanda. Si è parlato di dissidenti sottoposti a radiazioni. In che cosa consisteva la cura? Uno dei più noti dissidenti del nostro paese, di nazionalità ungherese, Kiray Károly, è stato inquisito, picchiato, torturato, ma senza risultato. Vedendo che non si riusciva a isolarlo completamente, si è tentata la sua eliminazione fisica attraverso l'avvelenamento graduale degli alimenti o l'uso di sostanze radioattive e infine con il metodo di irradiazione sia in ufficio che a casa sua. Si dice che per punirla attorno alla sua abitazione siano state messe sostanze radioattive. È un'invenzione o rientra nei metodi della Securitate? A me sembra che per ora non si possa dire nulla. Mancano prove precise. Quello che posso dire è che nella composizione del mio sangue, intorno al 1978, qualcosa non andava. In quei tempi mi sentivo estremamente stanco, con poche forze, svogliato. Le analisi generali mostravano che c'erano dei problemi e altre prove più specifiche erano impossibili perché mancavano gli apparecchi. Comunque, nessuno avrebbe avuto il coraggio di sostenere la tesi delle radiazioni, anche perché non poteva essere sostenuta da prove adeguate. Io comunque penso che questa punizione sia avvenuta. Come si costruiva un agente della Securitate? La formazione di questi elementi aveva inizio in molti casi già dall'infanzia. I bambini venivano presi dall'orfanotrofio, selezionati, e venivano poi accettati soltanto quelli in cui si intravedevano particolari tratti di carattere, facilmente manovrabili. Dopo le medie erano mandati a una scuola speciale, dove si insegnava loro a diventare ottimi tiratori. Erano anche programmati a vivere nella solitudine, senza amici né donne. Solo professionisti del crimine, per eseguire ciecamente gli ordini imposti dai loro capi. La Romania è anche il paese degli orfanotrofi. Era proibito l'aborto, scarsa la diffusione dei profilattici. Ceausescu predicava l'aumento delle culle, aveva come traguardo 40 milioni di sudditi entro la fine del secolo. Ma molti innocenti venivano abbandonati da madri e da padri che non potevano mantenerli. Queste immagini sono state riprese in uno dei tanti ospizi. Di notte, nei dormitori non riscaldati, il termometro segnava anche 2 gradi sotto zero. Ma le conseguenze più gravi sono dovute all'AIDS, che sta sterminando 706 bimbi contagiati dalle trasfusioni in orfanotrofio, effettuate con siringhe infette. La fila è una tradizione nei paesi socialisti, ci si mette in coda per tutto, ma qui bisogna farlo anche per avere i giornali. La gente è assetata di notizie e i quotidiani vanno regolarmente esauriti. Il suo giornale è il più venduto in Romania, quanto tira? Abbiamo una tiratura di oltre 1 milione di copie. Potremmo, credo, arrivare a 2 milioni circa, ma le condizioni tecniche non ce lo permettono. Le nostre rotative risalgono quasi all'epoca di Gutenberg e non ci permettono di pubblicare un giornale di grande tiratura. Il nostro concorrente, il giornale Adevarul, La Verità, che altro non è che l'ex giornale Skentea del partito, ha una tiratura un po' maggiore, ma questo è dovuto all'epoca in cui dei 3 milioni e 800 mila membri del partito, almeno la metà erano obbligati ad abbonarsi al giornale.
Che cosa vogliono sapere i romeni? Il retroscena del passato o qualche previsione per il futuro? Il futuro è la loro preoccupazione numero uno. Quasi non sopportano più di leggere di Ceausescu e della sua odiosa famiglia. Quindi anche noi cerchiamo di instradare il più possibile i nostri articoli verso l'avvenire. Riceviamo migliaia di lettere, forse l'80% dei problemi sollevati dalla gente riguarda la probità e l'onestà dei nuovi uomini politici. Tutti si pongono la stessa domanda. È possibile che tra i cittadini della Romania non si trovi gente capace di sostituire quelli che si sono compromessi? Nei confronti della monarchia, qual è l'atteggiamento dei romeni? Noi crediamo che il ritorno della monarchia non sia più possibile, ma il re è visto con simpatia. Soprattutto per tutto quello che ha fatto all'estero, per l'appello alla ragione, per le esortazioni ai romeni e anche per la sua posizione critica nei confronti del regime di Ceausescu. Principessa Margherita, credeva che un giorno lei sarebbe rientrata in Romania? Non sono mai stata qui, dunque di rientrare, no. Di tornare qui ho vissuto per questo momento, tutta la mia vita. E speravo sempre di venire qua, non pensavo che arrivasse così velocemente. Lei dove è nata? Sono nata in Svizzera. Quando è arrivata all'aeroporto, i doganieri, i poliziotti, come l'hanno trattata? All'aeroporto era una scena un po' di confusione, perché c'era molta gente. Dunque non ho visto doganieri, non ho visto poliziotti, ho visto soltanto una folla. Ho visto sorrisi, ho visto gente che erano curiosi, altre persone che erano un po' così, insicuri. E poi tutti sono venuti qui e non si capiva più niente dopo. Suo padre come ha vissuto il tempo dell'esilio? L'ha vissuto con molta sofferenza, perché è stato come amputato della sua patria e ha dovuto guadagnare la sua vita per educare noi. E ha fatto diversi lavori, ha lavorato in diversi settori, ha lavorato in Inghilterra e anche in Svizzera come pilota di, non so come si dice, pilot d'essai. Pilota collaudatore. Sì, che è abbastanza pericoloso. E anche noi tutti abbiamo lavorato. Lei che cosa fa? Io sono sociologa e ho lavorato anche con le Nazioni Unite come funzionario per 5 anni a Roma, per quello che parla l'italiano. Pensa che suo padre tornerà qua? Io so che mio padre spera, è stata la sua unica speranza per 42 anni di tornare qua. Ma io spero. Da sovrano o da cittadino? Mio padre è rumeno e ha sognato sempre di tornare nel suo paese. Ma come, quando e dove io non le so dire in questo momento. La gente come si comporta con lei? Con calore immenso. C'è qualcuno che pensa a una soluzione monarchica e a un vostro ritorno? Devo dire che la gente che mi circonda, che sono quelli rumeni che sto scoprendo in questo momento, e soprattutto pensano a varie possibilità del futuro, ma soprattutto la cosa per me che è importante è che questo popolo può finalmente scegliere quello che vuole e che nessuno deve dire dovete fare così, dovete fare cos'ha. Anche le chiese si sono compromesse ed hanno appoggiato il regime. Il patriarca ortodosso ha dovuto dimettersi sotto la spinta della protesta popolare. Un'eccezione è il padre protestante di origine ungherese, Laszlo Tökes, che predicava contro la dittatura. La gente di fede che problemi aveva? La gente di fede non ha avuto soltanto problemi religiosi, ma anche problemi nazionali. Si sa che negli ultimi anni il regime di Ceausescu ha esercitato una pressione sempre più grande verso le minoranze e verso la gente religiosa,
Così i credenti ungheresi riformati hanno dovuto subire una doppia repressione dal regime. Non potevano esercitare il loro culto né manifestare la loro identità nazionale. Perché molte chiese si sono compromesse col regime? Questa è una storia lunga. Sin dall'inizio il regime aveva introdotto un sistema di controselezione nella nomina dei chierici, dei vescovi. Il risultato fu che la guida della Chiesa passò nelle mani di opportunisti e collaborazionisti che hanno tradito gli interessi di tutte le organizzazioni religiose. Un caso esemplare è stato quello del mio vescovo. Il mio vescovo è stato peggio di uno della Securitate e ha tradito gli interessi vitali delle chiese. Questo è il Palazzo della Repubblica. Nel corso della sua storia, il popolo rumeno non ha potuto praticamente esprimere la sua scelta democratica. Questo è anche l'unico paese dell'Est che non ha debiti, perché Ceausescu non voleva essere condizionato dall'estero ed esasperava il nazionalismo, mentre manteneva la gente in condizioni di povertà. Chi deve pensare al pane non ha tempo di pensare alla libertà. Dopo lo scioglimento della Securitate, la polizia politica, c'è un'unica forza nel paese, l'esercito, ed è augurabile che non abbia mai la tentazione di prendere le cose in mano. Sono tanti problemi da affrontare. Come si fa a mettere fuori legge un partito che aveva 3.800.000 iscritti? È pensabile un'epurazione dei quadri? Il capo dei rumeni esuli a Londra, Ion Ratiu, ha commentato con amarezza: hanno ucciso il cane ma conservata la catena. È il sistema che crea Ceausescu o sono i Ceausescu che fanno il sistema? È il sistema che crea i Ceausescu, soprattutto il Partito Comunista. Il Partito Comunista ha una struttura oligarchica e una concezione politica che rende il partito intollerante e repressivo, sia all'interno che all'esterno del partito stesso. Inoltre, la struttura oligarchica è tale per cui l'intero potere decisionale è concentrato al vertice. E questo permette perfino a criminali come Stalin oppure a casi patologici come Mao Zedong di rimanere al potere per decenni e decenni. Cosa pensa di Gorbaciov? Senza di lui ce l'avreste fatta? No. No, sicuramente no. Senza Gorbaciov, senza la venuta al potere di una nuova generazione di riformatori in Unione Sovietica, non penso proprio che cambiamenti così radicali avrebbero potuto realizzarsi in Europa orientale e quindi anche le trasformazioni avvenute in Romania. Qui è riunito il Fronte di Salvezza Nazionale, che è un po' il nuovo governo. L'edificio era la sede del Ministero degli Esteri. Quasi tutti i componenti del fronte hanno avuto a che fare con Ceausescu, poi si sono ravveduti. Difficile trovare degli innocenti. Signora, da cosa nasceva la sua opposizione a Ceausescu? Io sono stata contro il comunismo sin dall'inizio. Sin dal 1948 ho contrastato questa politica, questa ideologia, perché l'ho ritenuta contraria alla natura umana, a causa delle sue tendenze a sottomettere l'individuo allo Stato, ciò che porta ad un lento processo di disumanizzazione. Soprattutto non ho condiviso i metodi violenti basati sul principio della lotta di classe, applicati senza pietà e in maniera cruenta contro la società romena. Che segno ha lasciato il sistema nella gente? Le conseguenze del regime sono state di due generi. Sterminio fisico degli intellettuali e degli uomini di tutti i ceti sociali, come ad esempio Lucrezio Patrascanu, il capo del Partito Comunista, il quale è stato fucilato a tradimento in prigione perché intellettuale capo di un movimento contrario ad Anna Pauker e Gheorghiu Dei. Quindi la distruzione rivolta contro l'anima della nazione, contro la psicologia degli individui, disumanizzati attraverso il terrore, l'umiliazione, il ricatto.
I giovani che cosa si aspettano? I giovani romeni credo che aspettano che nel paese si instauri una democrazia reale, del tipo delle più autentiche democrazie del mondo. Ha detto Eugenio Ionesco, il grande commediografo che è nato qui, la Romania è oggi un paese in cui i sovversivi di ieri sono i governanti di oggi e i vecchi governanti sono diventati sovversivi. Spiega il direttore dell'agenzia ufficiale Rom Press. Tutti noi ci siamo compromessi, facevamo esattamente quanto ci veniva detto. È un governo, questo del fronte, che ha annunciato programmi che poi si è rimangiati. Cito un referendum sulla pena di morte, un altro referendum per chiedere al popolo se voleva mettere fuori legge il Partito Comunista, che non mi sembrerebbe un gesto liberale. Avevano detto che il fronte preparava solo le elezioni, ma non si presentava. E poi hanno cambiato idea. Non c'è nel fondo una certa vocazione al partito unico?